radio che c'è in diretta, Radio Stella Città, in FM e web. Per intervenire in diretta 0766 54 2970 o 0766 03 72 61. La nostra segreteria telefonica è attiva 24 ore su 24. 0766 03 72 62. La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida in Dio, ma lui non si affida a terzi. Siamo schiavi del coraggio. Qualcosa cambia, ormai tutto sembra diverso. Se il mondo fa il finto onesto, lui tace, fa l'introverso. Ma un giorno spezza il lucchetto con cui si è chiuso in se stesso. Tanto al mondo sono pronto, che cosa mi sono perso? E non c'era niente in cui credere, intere giornate libere. Senza un posa cenere, solo voglia di scrivere. Adolescenti che non cercano lavoro, sì. Voi parlate spesso dei giovani, è troppo poco con loro. Qua non chiedono, impartiscono, pretendono e proibiscono. In questo mondo malato, un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come l'HIV, ce li ha nel sangue. Siamo gente di passaggio. Speranza che mi porti via d'acqua. Non ci sei, non ci sono. Segui la tua strada, tutto il resto si vedrà. Non ci sei, non ci sono. Cerco una speranza per andare via d'acqua. Non ci sei. Siamo schiavi del coraggio. Consiglio, magari domani stai meglio. Ed ogni cosa ti sembra cambiata, ma forse tu non l'avevi osservata. Il cielo col buio è un presepe, le case diventano piccole. Ed io che non riesco a mostrare emozioni, ed io che non riesco più a piangere, mi sono messa la maglietta rossa, quella dell'ultima volta. Quando mi hai detto noi dobbiamo parlare, e tutto il mondo ha cominciato a tremare. L'amore è una cosa da niente, non è come ti fanno credere. Ed io che non riesco a sentire emozioni, ed io che non riesco più a ridere. Senza andata né ritorno, io consumo un altro giorno, confinandomi di niente, tanto niente quello che hai lasciato dietro te. Senza andata né ritorno, sto sprecando una.
pare diversa. Magari sei tu che non sei più la stessa. Il cielo col buio è uno specchio, le case diventano lucciole. Ed io che non riesco a mostrare emozioni, ed io che non riesco più a vivere. Senza andata né ritorno, io consumo un altro giorno, confinandomi di niente, tanto è niente quello che ho lasciato dietro te. Senza andata né ritorno, sto sprecando un altro giorno in più, per vivere e ricominciare, e sognare un cielo azzurro all'orizzonte senza nuvole, sognare un cielo azzurro all'orizzonte senza nuvole. Che illumina il tuo viso, essere la spada che difende il tuo sorriso, essere lo specchio in cui ti vedi, il posto su cui siedi, essere la calza che ti scalda i piedi, voglio essere la lingua che ti assaggia, essere la tua mente che liberamente viaggia, essere il sole che ti scalda sulla spiaggia, la tua mano protettrice che ti rilassa, voglio essere le lenzuola su cui poggi le tue grazie preziose, essere il baule in cui racchiudi le tue cose, essere il diario a cui affidi i tuoi segreti, darti in dono la visione di ciò che non vedi, la risposta che volevi, essere come il tuo santo protettore quando preghi, voglio essere il fuoco che ti scalda dal cammino, essere il tuo uomo, uomo. E il tuo bambino, dico. Ieri ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Non lo ricordo.
tell them I'm right. It is. E dimmi dove, dimmi come, che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. I sapori e gli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, ti amo davvero, e se questo ti piace rimani con me. Termina caffè, li ho già presi perché... Un caffè, sono... con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto due cefernette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale. Ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto. Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia. Bene, scusate la mia voce un po' roca, però credo che i malanni stagionali stanno colpendo anche a me qui a Radio Stella Città. Ho un pochino di mal di gola, ma questo non mi ferma assolutamente, perché voglio farvi compagnia. E soprattutto ho bisogno di lui che mi può dare l'energia per affrontare questa puntata di oggi, che spero possa riservare tante sorprese e tanto divertimento. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Danzarla dovrai, vestito la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita... Pronto? Ha risposto! Buongiorno Andrea Palmieri, sei in diretta a Radio Stella Città? Oh, buongiorno! Senti, io sto vedendo qualcosa, anzi ho visto qualcosa, e lo sai che verrai fustigato pubblicamente, lo sai? Per quale motivo ridi? Io volevo un'esclusiva e tu non me l'hai concessa, abbiamo scoperto che anche parla e non ha parlato con me. No, incredibile, io sono entrato nella stanza e la prima cosa che ho detto quando ho visto la telecamera puntata è detto no, Silvia Tamagnini mi uccide. Bravo, sei ucciso in diretta, ti sto odiando, verrai completamente cancellato da ovunque. Hai testimoni i tuoi colleghi che ho detto questa cosa. Lo so, non ti preoccupare, guarda che io arrivo ovunque, scopro sempre tutto. Quindi Massimo Pantanelli si è concesso alle telecamere e non si è concesso neanche di dire io ascolto Radio Stella Città, un saluto Massimo Pantanelli.
Quindi assolutamente quale sarà ora che devi fare? Me lo devi portare qua, mi dispiace, me lo porti qua proprio in diretta, che voglio che chiacchierare con lui e conoscere chi è effettivamente Massimo Pantanelli, che non ne abbiamo l'idea. Ma sarà difficilissimo veramente. Guarda, già il fatto che comunque mi devi mandare una registrazione di "Ciao Silvia Tamagnini, sono Massimo Pantanelli e ascolto Pausa Caffè", questo lo voglio. Okay. Assolutamente. E poi devi salutare tutti gli ascoltatori, quindi doppia registrazione, questa è la punizione, e lo devi fare entro questa settimana, Palmieri, capito? Va bene, sarà veramente difficilissimo cosa. Tu pensa, non so se ti ricordi che facevo un programma su internet che si chiamava Lo Scomodo Salotto. Sì. E Massimo era sempre presente a casa mia, perché lo facevamo da casa mia, e non è mai intervenuto in diretta, mai. Ecco. Quindi è sempre stato invitato a parlare, non ci sono mai riuscito. Vediamo se riesco a portartelo, ma veramente sarà durissima. No, intanto per questa settimana voglio le registrazioni, perché guarda, veramente io voglio che lui dice "ascolto Radio Stella Città e Pausa Caffè". Questa è la punizione che tu dovrai subire, sennò verrai chiamato tutti i giorni e preso in giro e fustigato. Va benissimo. Capito, Andrea? Assolutamente. Verrai martoriato. Questa me la Va sono benissimo. Segnata. Quando vedo che poi stai anche condividendo sulla pagina di Facebook l'intervista, cioè tu devi scrivere pubblicamente "chiedo scusa a Silvia Tamagnini". Sì, no, perché ieri sera ho trovato l'intervista online e mi sono emozionato, perché non sono abituato a vederlo nello schermo. Allora ho detto, no, questo è un vero personaggio pubblico, si mostra in televisione. Ecco, appunto. Lo ha fatto, adesso si deve far sentire anche in radio. Ecco, si deve far sentire in radio per forza, è obbligatorio. Guarda, lo vedo proprio sulla tua bacheca, che la sua faccia con tutti i microfoni, vedi la gente che non gli sembra vera. Oh, parla. Sì, infatti la cosa che mi divertiva era tutti i microfoni che gli hanno messo sotto la bocca in quel momento. Quindi ecco, assolutamente, ci doveva essere anche il tuo cellulare che registrava la voce, me la dovevi mandare, capito? Come esclusiva. Ho sbagliato. Bravo, chiedi scusa agli ascoltatori che si aspettano i saluti. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori di Pausa Caffè, mi sono fatto fregare. Il Pantanelli, ti sei fatto fregare il Pantanelli. L'esclusiva di Pantanelli, chiedo scusa. Mannaggia, va bene, senti, che fai? Che cosa stai Niente. Facendo? Niente, stavo parlando con... anzi, ci sta botta risposta in questo momento con Fabio Angeloni sulla questione del seminicatore. Sì. Niente, ci stavamo rispondendo, diceva che è vero che è allacciato, però non c'è, è ancora in fase di collaudo. Uh-huh. Non è stato fatto l'allaccio, ci sono stati dei problemi, quindi per il momento va avanti con un generatore. Sì. E a brevissimo sarà allacciata alla corrente, e lui ci accusa perché non siamo stati capaci di fare anche questa cosa. Io ricordavo che loro hanno avuto 18 mesi di tempo per poterlo fare e non l'hanno fatto, quindi ha perso un'altra occasione zitto. Buona stasera, sì, sì, se n'è andata a casa per stare zitto, quindi... Ma vabbè, niente, era solamente... Certo. Senti, però anche a casa mia e nel centro storico abbiamo pochissima acqua, come mai? Noi che ci entriamo? Guarda, non lo so se... siccome stanno facendo... non so se la zona del centro è servita sempre dal SIT e da Medio Tirreno. Probabilmente per fare il collaudo hanno leggermente abbassato, vado ad intuizione, non so sicuro. Dovremmo essere SIT, credo, centro storico. Però probabilmente per fare il collaudo e abbassare del seminicatore abbassano leggermente la pressione
Potrebbe essere quella la motivazione, però no, non ne sono sicuro. Certo, e quanto pensi che possa durare questa... Ma guarda, io credo che è proprio questione di pochissimo e sarà tutto quanto alla normalità e tutta la zona servita da acqua con arsenico alto, uh-huh, e poi col desseminigatore verrà portato alla normalità, quindi diventerà di nuovo potabile. Certo. Finalmente, dopo anni e anni e anni di non potabilità, sì, certo. Era molto alta il livello di arsenico in tutta quella zona, quindi speriamo a brevissimo. E anche sì, a tutta Civitavecchia, perché se tutti i vari acquedotti devono compensare la carenza allora, di acqua in quello, allora anche no, la pressione allora, dovrebbe solamente tornare. Allora, solamente in quella zona, perché l'acqua che viene dal Viterbese è carica di arsenico, mm-hmm, poi magari dall'altra parte ci sono altri tipi di problemi, però... Uh-huh. Non hanno quel tipo di problema. Ah, ok. Quindi diciamo che la carenza di pressione di quest'oggi dipende... Potrebbe essere quello. Io non ne sono sicuro. Penso potrebbe essere quello. Ok. Speriamo di sì. Speriamo che torni l'acqua, Andrea, sennò verrei nuovamente fustigato. Domani mi ricordi, non c'ho l'acqua, no. Domani... Vieni a lavare a casa mia. Bravo. Anzi, ti vai a lavare a casa di Pantanelli, ti faccio questa promessa. No, sì, poi mi gonfia la fidanzata, tu stai fuori. Poi mi tocca litigare con la fidanzata di Pantanelli. No, no, Silvia è un angelo. Assolutamente. Va bene, Andrea, grazie. Ti lascio grazie proseguire alle tue chat di Facebook. Mi raccomando. Sì, continua a litigare con Fabio Angeloni. Ecco, non litigare troppo che fa male alla salute. Va no, bene? Ma io mi diverto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. E niente, l'esclusiva ai Pantanelli non ce l'abbiamo avuta, però avete avuto modo di ascoltare la sua voce e cercherò anche di mandarla all'interno dei vari radiogiornali nel corso, appunto, scusate, della ripetizione della giornata. Ci fermiamo qualche istante, rimanete qui sui 101.2 che fra poco qualche altra telefonata a sorpresa sta per arrivare. Credo che alla fine sia anche divertente, quindi anche voi a casa aspettatevi una telefonata. Nell'atmosfera, amore mio, la logica.
pronto? Pronto, in diretta Pausa Caffè. Fabio Angeloni? Sì, ciao. Ciao Fabio, buongiorno, come va? Abbastanza bene, ma Andrea dov'è? No, Andrea no, non c'è in diretta. Abbiamo, io ho chiamato Andrea Palmieri perché l'ho strillato personalmente. Abbiamo scoperto che Massimo Pantanelli beve il caffè. Abbiamo scoperto che Massimo Pantanelli ride, ogni tanto mangia, quindi ho detto avrà anche una voce. Mi aveva promesso un saluto a Radio Stella e invece ieri ho scoperto che si è fatto intervistare. No. Finalmente. Quindi Massimo Pantanelli ha parlato. L'ho visto, è vero, hai ragione, t'ha tradito. E quindi ho dovuto assolutamente chiamare Andrea Palmieri per, come possiamo dire, strillarlo per quello che aveva fatto. Mi aveva promesso il saluto a Radio Stella. Sì, ma oggi vedrai che Pantanelli non risponde, anche perché c'è questa questione del deassignificatore che insomma non ci hanno fatto una bellissima figura. Si erano dimenticati che quell'affare insomma va con la corrente elettrica, ecco. E quindi quando sono andati a centro non c'era la corrente. lo so, no, ma infatti io ho detto anche ma Andrea... non è grave, perché io ho calcolato, avevo un suggerimento costruttivo da dare, sì? Perché esiste la possibilità di un elettrogeno a pedali. Esatto, vabbè, io ho calcolato. Scusa, Andrea è un gran pedalatore. Bravissima. Poi andiamo tutti a dieta, perché dunque la cosa funziona così, sì. L'elettrogeno a pedali produce 100 watt di potenza, sì. Servono 100 kilowatt, quindi servono 1000 persone che pedalano. Vabbè. Calcolando dei turni di 6 ore, con sì. 4000 civitavecchiesi che pedalano, sì. Noi possiamo risparmiare 1000 euro al giorno. Beh, se andiamo a vedere tutti quelli che fanno spinning all'interno delle palestre, io credo che ce la possiamo fare a mandare avanti e cominciano a pedalare. Guarda, questa è una roba che secondo me ce la copiano. Sì, sì, ma poi sarebbe energia pulita. Io sono una grande sostenitrice dell'energia pulita, purtroppo in questa città che... Energia pulita, tutta salute, cioè... Visto che poi, Andrea, mettiti a pedalare, visto che hai detto che ti sei ingrassato, che hai messo su qualche chilo, anche tu Fabio, visto che ti eri ingrassato, è un po' che non ti vedo. Io apposta intervengo solo in radio, quindi anche tu potresti contribuire alla causa mettendoti a pedalare. Certo, io 6 ore al giorno vado su, tracca, pedalo, dearsenifico e mi finisco. Sì, no, ma poi la cosa che ho detto Andrea, anche ridendo, visto che anche lui ha tirato fuori rapidamente la questione del dearsenificatore, io abito nel centro storico e questa mattina per farmi la doccia è stato un vero e proprio inferno, ovvero non c'era l'acqua, pochissima, quindi ho la caldaia che mi va in palla perché non sa se deve venire calda o fredda, lo sai, quindi la doccia che passava dal bollente al ghiacciato, e infatti ho il mal di gola, anche questo andrò a segnare, capito? Però non hai il canino, perché anche lì c'è una certa politica ambientalista 5 Stelle, il cosiddetto, come si chiama, la decrescita felice, che prevede la pila dell'acqua sul, cioè metti la pila dell'acqua, la famosa pila del piletta dell'acqua a scaldare e poi ti fai la doccia, piano certo. Piano la mischi, no? Fai un po' che rissa rassa, insomma. Si può fare, anche quello si può fare, non, si chiama decrescita felice, quindi noi, poi se è felice non lo so, però chiederglielo. Assolutamente. Senti, allora Andrea vuole intervenire, aspettami un secondo in diretta che devo verificare se riesco ad avere una doppia linea. Nel frattempo mando una canzone, se per te non è un problema. Vai, che ne pensi? Va bene, certo. Dai, ti lascio un attimo in diretta, Bene, miei cari ascoltatori, rimanete qui, nel frattempo metto la canzone e cerchiamo di far intervenire anche Andrea Palmieri. The sea wants to kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with
Ordinary Love degli U2. Nel frattempo, visto che c'è amore ordinario tra Fabio Angeloni e Andrea Palmieri, straordinario, non ordinario. Rieccomi. Sì, ma guarda che siete tutti e due, in teoria ci siete sia Fabio che Andrea. Mi raccomando, gestire le telefonate è difficile, non cercate di, non sovrapponete le voci e soprattutto niente parolacce, perché siamo in fascia protetta. Quelle che diciamo da tra di noi. No, no, lo dico perché a volte, sai com'è, vi fate prendere dall'enfasi. No, Andrea, parolacce no. Bene, allora, per quanto riguarda, abbiamo questa esclusiva a tre voci, questo confronto diretto, visto che io non so come fate ad avere tutto questo tempo a scrivere su Facebook, io non ce l'ho tutto questo tempo, ma come mai? Allora, io te lo spiego, perché siccome tutti devono essermi arrivati tutti insieme un po' d'accidenti, sì, di quelli di 5 Stelle, ho preso una sorta, sto a casa, sì, c'ho il tutore con il piede alzato, e devo fare delle robe, insomma, sennò non passa il tempo. Andrea, ci sei? Sì, ho ascoltato, no, deve stare tranquillo perché neanche ce lo ricordavamo a Fabio Angeloni, quindi i colpi non sono arrivati da noi. Non è colpa vostra, meno male. Fantastico, fantastico. Allora ragazzi, non so come, se vi fa strano parlare, interloquire in questo modo, non so se l'avete mai assolutamente fatto. Assolutamente no. Assolutamente. Allora, invece di scrivere sulla bacheca e intasare Facebook, perché poi una volta che tu mi hai menzionato, a me mi arrivano tutte le notifiche, Andrea, capito? È per quello che lo faccio. E quindi poi alla fine non ci capisco più niente, mi perdo Pantanelli che parla al microfono. Oh. Allora, qual è la questione? C'è questo dearsenificatore, io lo so, ma ora i miei ascoltatori mi uccideranno perché loro spesso vogliono cose leggere. Allora, c'è Fabio Angeloni che propone di coinvolgere 6.000 civitavecchiesi. No, 4.000 civitavecchiesi per farli pedalare tutti insieme a turni di 6 ore e mettere in funzione il dearsenificatore. Io potrebbe essere una buona idea. Io infatti ho detto, guarda, io pedalo, Andrea pedala, poi ho detto, adesso non sapevo che Fabio aveva preso una storta, se no altrimenti avevo coinvolto anche lui, poi ho detto se facciamo... No, quando c'è da lavorare Fabio fugge sempre. No, ma io pedalo con una gamba sola, vorrei dire che produco mezzo watt, no? Va bene, no, mezzo watt non è... sempre meglio di niente, sempre meglio. Ho sempre tasse risparmiate, so, quindi va bene così. Assolutamente. Allora, vedendo la bacheca con tutti quelli che sono i commenti infiniti, vedo che Fabio Angeloni è subentrato facendo questa considerazione. È vero che l'impianto funziona con un elettrogeno che costa 1.000 euro al giorno? Guarda, non lo so precisamente, se lo dice lui probabilmente è vero, probabilmente avrà visto qualche conto o è uscita qualche determina, io precisamente non lo so quanto costa. Ah, ok, quindi effettivamente non si sa quale, giustamente ricordiamo che Andrea, all'interno di Palazzo del Pincio tu non hai incarichi, sei un attivista del Movimento 5 Stelle. No, sono delegato all'attuazione del programma. Ah, ok, quindi il significatore fa parte del programma, no? Sì, però non so precisamente quanto costa il gruppo elettrogeno, perché c'è stato un problema con l'allaccio dell'Enel che verrà risolto, che stiamo risolvendo, però non so precisamente quanto costa l'allaccio del gruppo elettrogeno. Ah, ok, perfetto. C'è tutto un percorso da fare, perché prima dal fuoco all'energia termica, ma si arriva alla macchina a vapore, dalla macchina a vapore si arriva alle centrali, dalle centrali piano piano la scoperta dell'energia elettrica, dopo la scoperta dell'energia elettrica, la lampadina Edison, si scopre che il dearsenificatore, se no gli attacchi a spina, non funziona. Oddio, io avevo avuto qualche sospetto con la televisione mia, che se non gli attaccavo la spina non funzionava. Comunque io lo posso dire da persona che sta un po' al di fuori del mondo politico, cioè, quando fate questi interventi io dico siete troppo simpatici, io certo. Perché vi giuro, è forte vedere come vi pizzicate, come vi provocate e così via, e io credo che anche le persone a casa, le persone che leggono i giornali spesso si fanno due risate, però effettivamente può capitare che ci sia l'errore, Fabio, assolutamente, certo, un'amministrazione dovrebbe evitare di non farlo. No, ma non c'è stato errore. Sì. Quando siamo entrati al comune, sì, Fabio Angeloni e Tidei ci hanno lasciato il manuale di come funzionavano gli elettrodomestici che bisognava attaccarli. Abbiamo studiato, abbiamo visto, soltanto che ci sono stati altri problemi, quindi lo sapevamo che andava a corrente il dearsenificatore. Ah, no, vabbè, certo, immagino, Andrea, che lo sapevamo. Io ricordo di aver lasciato il manuale delle istruzioni
degli elettrodomestici. Sì. Forse, questa è una trascuratezza, non abbiamo lasciato quello della meteorologia, cioè anche la scoperta che d'inverno fa freddo e che bisogna accendere il riscaldamento alle scuole è stata tardiva, però è colpa nostra perché non gli avevamo detto, capito? Sì, vabbè, è anche vero, Fabio dimentica che se nessuno nei precedenti nei vent'anni precedenti ha messo mano ai lavori all'interno delle scuole, poi prima o poi faranno tutto quanto. Beh, però allora vuol dire che era fortunato, perché c'erano mai noti tutti insieme. È facile, cioè la cosa divertente in tutto questo è che hanno veramente il coraggio di parlare ancora. La cosa divertente, io ho già proposto il slogan, efficienza e trasparenza, la prossima campagna elettorale andate così e sarà un successo strepitoso, veramente. E comunque ancora è costato meno dei 90.000 euro che ha preso in 18 mesi Fabio per fare l'addetto stampa, quindi... No, guarda che erano un po' di meno veramente, ma comunque fa niente. No, tra l'otto e il sono 70.000 euro l'anno, no. Quindi sono 90.000 euro più o meno in 18 mesi. Quindi. Sono un po' di meno. Allora, aspettatemi, rimanete in diretta, rimanete in linea al momento delle news, e così almeno vi ascoltate anche un radiogiornale qui in diretta a Radio Stella Città e scoprite quello che accade in città. Vedete, scoprite l'informazione di Radio Stella. Radio Stella, Città News. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Stella Città, in studio con voi Elisa Castellucci. Apriamo dalla politica. Inizia venerdì alla Camera la discussione sulla mozione del Movimento 5 Stelle rispetto alla riapertura dell'autorizzazione integrata ambientale per Torre Valdalica Nord. Una discussione calendarizzata su iniziativa della parlamentare del territorio Marta Grande, che si appella a tutte le forze politiche per l'approvazione. Il sindaco Antonio Cozzolino respinge le accuse di immobilismo in campo ambientale. E nel corso della conferenza stampa sulla mozione per la riapertura dell'AIA per Torre Valdalica Nord si è parlato anche del registro tumori, con la presenza del direttore, il dottor Mauro Mocci. Per conoscere i primi dati ufficiali ci vorranno almeno 3 anni, che sono quelli richiesti per l'accreditamento da parte dell'AIRTUM. È un sistema complesso con dati enormi. Resterà in vigore fino a quando non arriveranno i risultati delle analisi dell'acqua effettuate dall'ASL. Sarà prorogata ancora per qualche giorno, infatti, l'ordinanza di non potabilità per la zona nord della città. Dopo l'avvio del collaudo del dearsenificatore, il comune è in attesa dei risultati della ASL solo dopo che potrà togliere il divieto. Cominciata la rimozione dell'amianto in via Foscolo, sono infatti terminati ieri i lavori di ripristino dei marmi alla piazzetta dinanzi alla parrocchia San Pio X, che erano stati deturpati alcuni mesi fa da alcuni vandali. E chiudiamo con un evento di sport e spettacolo, tutto pronto per il Caimano d'Or. Domenica alle 17 al Teatro Traiano la kermesse, come di consueto, premierà due illustri personaggi del mondo del nuoto e della pallanuoto. La manifestazione è nata nelle menti della Coser Nuoto dal 2004, è giunta alla sua 12ª edizione. E per il momento era questa l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione locale di Radio Stella Città torna tra un'ora. Un saluto da Elisa Castellucci. Avete ascoltato Radio Stella Città News. Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo in collegamento telefonico con Fabio Geloni e Andrea Palmieri. Faccio una domanda a Andrea, tu che ci avevi strillato come giornalisti, hai visto che ne parliamo della mozione di Marta Grande di venerdì? Ci tenevo, che finalmente è ora che si inizi a parlare di questa cosa, perché è veramente importante. Poi ieri c'è stata una notizia data anche dall'assessore all'ambiente Manuedda, in cui ci ha annunciato che la ridiscussione dell'AIA, invece che tra 8 anni come era prevista, è stato automaticamente allungato il tempo, quindi eventualmente se se ne dovesse parlare un'altra volta se ne parlerebbe fra 16 anni addirittura. Quindi questo è il momento veramente più importante per poter firmare questa mozione, per votarla, chiedo scusa. Certo, allora invece una domanda... Ah, dimmi, ti ho interrotto. No, vorrei capire il PD da che parte sta questa volta, perché l'altra volta, la scorsa volta è stata dalla parte dell'industria elettrica, dalla parte dell'Enel. Questa volta sarà dalla parte dei cittadini o continuerà a essere dalla parte dell'Enel? Il PD sta sempre dalla parte dei cittadini, a parte che io ti parlo dall'attivista come sei tu, insomma. Però il PD sta sempre dalla parte dei cittadini. Io ti ricordo che a giugno
al piena campagna elettorale, è vero, può anche come dire, far sorgere qualche dubbio, ma invece dubbi non bisogna avere, perché a giugno è stato lo stesso Tidei a chiedere al ministro la riapertura dell'AIA. Non è vero che l'AIA è scritta sulla pietra, l'AIA è un documento in continua revisione, anche perché guarda caso è vicina la il ricepimento della normativa europea sulle migliori tecnologie disponibili, e quando ci sono migliori tecnologie evidentemente l'AIA si riapre. Quindi questa storia dei 19 anni, 20 anni, è tutta una sorta di come dire, di impalcatura messa su un'iniziativa che è una mozione, che di per sé non ha manco tanto senso, perché se lo si riapre, noi siamo anche noi siamo per la riapertura dell'AIA, quindi non capisco perché la mozione, cioè, se si riapre per tutte altre ragioni, peraltro più serie, perché le migliori tecnologie disponibili e sostenibili sono quelle che ci servono per mandare avanti la centrale. Molestando che la centrale deve avere una data di scadenza, Andrea, su questo siamo tutti d'accordo, penso. La Civitavecchia si è stufata di avere le centrali, non ne può più, ha una vocazione turistica, ha una vocazione termale, ha una vocazione storica, culturale ben diversa, che può diventare economia, può diventare sostenibile, può diventare economia pulita, e quindi noi delle centrali, io spero, cioè, sai, c'è scritto che tra 16 anni le centrali vengono smantellate, mi pare, no? Quindi, non so, no, nel 2035, sì, 2035, quindi sono altri 20 anni. Tra 20 anni, ecco, abbiamo 20 anni per costruirlo quel futuro. Oh, io fra 20 anni sono vecchia, però, scusate. Sicuramente veramente, no. Figurati, io tra 20 anni sono quasi 80 anni. Appunto. Però ho un nipote, quindi è una notizia questa, c'ho un nipote che ha 9 mesi, e 9. Questa città bisogna lasciarla ai nipoti, ai figli. Appunto. E la dobbiamo consegnare senza centrali elettriche, avendo costruito un futuro in termini di occupazione, in termini di economia. Se ci riusciamo a costruirlo, questo dipende da noi e dalle prospettive che ci diamo, e a questo la buona politica serve. E allora io vi faccio una domanda, perché poi soprattutto mi faccio portavoce dei cittadini, io vedo quello che scrivono su Facebook, senti le persone in giro che ti fermano, chiacchierano, e magari al di là del fatto che non ho una posizione politica, ma in quanto mi dicono tu sei giornalista, e poi attaccano tutto il discorso, penso che ve lo immaginate, però effettivamente la città è stufa, sicuramente ci volevano degli eventi brutti per far smuovere le coscienze, e ne abbiamo avuti in questo periodo tanti. Io in prima persona non lo nascondo, ne ho vissuti veramente molti, perché molti all'interno anche dei familiari. Allora io dico, come forze politiche, che può essere uno di maggioranza, l'altro di opposizione, comunque vi siete resi conto che la città veramente è stanca di questa situazione? Io vedo anche in Europa che funziona tutto in maniera differente. Io porto alto l'esempio del Nord Europa, perché veramente loro ci dovrebbero fare da esempio per come governano e come si comportano. Io spero che soprattutto i politici si siano resi conti che qualcosa deve cambiare, non si può proseguire su questa strada, e che Civitavecchia è stanca. Allora, perché... Silvia, sì. Fabio dice che è inutile. Allora, innanzitutto non è inutile presentare una mozione, tant'è vero che la presenterà anche Marietta. Sì. L'ha scritto sui social. No, è inutile quella mozione, poi, non la mozione in generale. Se è inutile presentare una mozione che non servirà a niente, secondo loro la votassero comunque, tanto non serve a niente. E poi un'altra cosa, non è detto che perché l'Enel deve stare qui, o il porto, eccetera, eccetera. No, in questo caso una mozione si parla di Enel, deve stare qui altri 20 anni, noi per 20 anni possiamo fargli fare quello che vogliono. Da qui vanno ridiscussi tutti i limiti, vanno riportati, vanno abbassate le ore di funzionamento, perché Andrea, lo abbiamo quello che le persone non capiscono è che non è che la centrale brucia solamente quando vedono la nuvoletta, la nuvola la vedono solamente perché si creano le condizioni climatiche per vederla, ma quella nuvola che loro vedono è praticamente, c'è 19 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Certo, sì, sì, lo vedono solamente perché ci sono le condizioni climatiche che mi permettono di vederla. Ok, Fabio Angeloni. Andrea, ripeto, l'AIA abbiamo chiesto noi di rivederla, la rivedremo, secondo me l'AIA è rivedibile, ed è rivedibile, ma non nei termini con cui viene
esposta nella mozione. Per questo la mozione è, non dico che è una perdita di tempo, insomma, rispetto al Parlamento, ma insomma è una roba inutile, datata, sembrerebbe abbastanza localistica e abbastanza strumentalizzabile. Quando l'AIA si rivede in relazione alle tecnologie disponibili e al recepimento della normativa europea. Ma detto questo, però, continuo a dire che il territorio deve imparare a fare almeno dell'ENA. Andrea accennava al porto e tu accennavi ai paesi del nord. Io leggevo un post poco fa di Andrea che diceva che Civitavecchia è un paese sottosviluppato o roba del genere. No, Civitavecchia è un paese sottosviluppato. Civitavecchia è una città umiliata anche da tanta ignoranza sulla quale ignoranza scientifica sulla quale poi si è fatto tanto rumore. Sì. Andrea accennava al porto e tu al nord, ma avete visto come funziona il porto d'Amburgo? Cioè, ma quando mai ci stanno le ciminiere a 50 metri, 100 metri, 200 metri in linea d'aria dai palazzi a altezza d'uomo? Anche quella è salute che se ne va, è salute che se ne va, la tragedia dei tumori. Ma sicuramente, Fabio, questo è indubbio, però conviene col fatto che nel momento in cui siamo tutti coscienti che c'è il centro chimico, c'è TVN, c'è TVS, c'è il porto, ci sono le discariche, ci sono le discariche abusive, eccetera eccetera, sappiamo che ci sono c'è l'acqua che è contaminata comunque dall'arsenico, perché quando arriva dal Viterbese è piena di arsenico. Tutti sapevamo che la città è satura e non si doveva dare l'opportunità di far bruciare ancora più carbone come è stato fatto nel 2013. E questo è quello che noi contestiamo. Nessuno sta dicendo che lei nella foggia se ne deve andare. Non vi sovrapponete perché di orario di lavoro che di combustione di carbone. Se leggessi gli atti, tu scopriresti che il comune lo ha chiesto questo. Risulta ufficialmente dai documenti del comune, che voi non leggete perché state lì ma non li leggete, vi fa forse comodo non leggere, lo ha chiesto, gli è stato risposto dal Ministero dell'Ambiente, gli è stato risposto che le ore di funzionamento non fanno parte dei parametri. Giusto? Sbagliato? Non lo so, però questa è stata la risposta e il comune lo ha chiesto, e lo ha chiesto insieme alle associazioni ambientaliste. La lotta per la salute, Andrea, la politica, la politica deve studiare le persone, deve radunare le volontà, deve reggere le stesse sorti del territorio, non può litigare sui problemi della salute. Ma infatti voi state alzando una canizza sui problemi della salute, lasciamelo dire, un po' strumentale, un po' localistica, un po' basata sull'ignoranza della gente, sulla difficoltà di informare su temi che sono difficili, perché parliamo di CO, CO2, trasformazione dei vari componenti, parliamo di polveri sottili. Non si può sfruttare l'ignoranza delle persone. Lo ripeto, l'AIA sicuramente va rivista, lo ha chiesto Tidei a giugno, perché non voglio dire che si è inventato adesso. Sì, ma io ti faccio notare che Tidei in campagna elettorale richiede l'apertura dell'AIA solo un anno dopo che l'ha fatta, che l'ha firmata. Cioè, è ridicola come cosa. Ma se le migliori tecnologie escono un giorno dopo, tu un giorno dopo devi chiedere che vengano applicate le nuove tecnologie, non un anno. Che dopo. Nuove tecnologie? Scusate, perché poi alla fine mi incuriosisco, quali sono le nuove tecnologie che sono. Esiste una normativa europea, sì? Sì? Che lega le autorizzazioni ambientali a un documento che viene continuamente riscritto dalla Commissione europea, dai tecnici della Commissione europea, sull'utilizzo in tutti i campi, in tutti i settori, delle cosiddette migliori tecnologie disponibili. Uh-huh. Okay? Questa è la comunità europea, cioè vale ad Amburgo, come dicevi, sì, tu, sì. Come vale a Civitavecchia. Per fare Civitavecchia uguale ad Amburgo bisogna adeguare l'autorizzazione integrata ambientale, sì, alle migliori tecnologie disponibili. Ma quindi questa normativa europea, da quello che tu stai dicendo, Fabio, io mi metto nei panni dei nostri ascoltatori e quindi faccio le domande, è uscita dopo che l'ex sindaco Tidei aveva firmato Non è che è uscita, è che le migliori tecnologie vengono di volta in volta aggiornate, e non appena verranno aggiornate l'AIA va riscritta. L'AIA l'ha rivista. Ah, quindi ancora non è stato aggiornato per quanto riguarda. Praticamente annualmente, adesso
potremmo rifarci all'ultimo aggiornamento o al prossimo, che è imminente. Quando è l'ultimo, per curiosità? L'ultimo, guarda, la normativa, se non vado errato, adesso te lo dico, perché... Vabbè, all'incirca approssimativamente, ma no, immagino, ma non lo puoi sapere a memoria. Non è una normativa, è solo di recente recepita. Sono direttive della Comunità Europea, forse? Una direttiva, sì. Guarda, Silvia, una cosa che dimentica Fabio è che nel documento AIA, nelle ultime 20 pagine, 25 pagine, ci sono i dati sanitari, già erano allegati, e io ce l'ho, se vuoi ve li mando. No, l'hai pubblicati anche su Facebook, se non mi sbaglio. Ti senti, Silvia? Sì, sì, ti sento. Ti sento, ti dicevo, le ultime 20-25 pagine ci sono i dati sanitari di tutto il comprensorio civile del Chiese, e i dati sono a dir poco allarmanti, quindi i dati sanitari già li avevano. E l'allora sindaco poteva tranquillamente appellarsi al Regio Decreto e bloccare tutto quanto, lo poteva ma fare, l'attuale sindaco può con Andrea, lo può fare anche con Sorino domani. Guarda, anzi ti consiglio, tu che stai là, scriviglielo subito la sospensione della centrale. Lo poteva fare Tidei, lo può fare Cozzolino oggi, il Regio Decreto è nato molto prima dell'autorizzazione ambientale. Sono stati evidenziati 37 punti di criticità che non ci sono mai stati comunicati. Quali sono i 37 non, punti? Allora ti dico, non furono comunicati, personalmente li ho comunicati alla stampa, a voce. Non sono mai stati comunicati, se tu mi posti cortesemente l'articolo in cui avete, perché non sono mai stati, addirittura gli assessori, Andrea, i vostri assessori non li conoscevano, quindi... Aiuto, non si capisce. Allora Andrea, io li ho comunicati alla stampa, il giorno dopo sono stati... I 37 punti sono stati comunicati? Sì, alla stampa, ma a me personalmente, a voce. Il giorno dopo sono stati... A voce? Però non è che... Dico perché, il giorno bene, dopo... Perché fammi finire. Il giorno dopo è partita l'indagine... Andrea, non si Andrea, capisce. Aspetta. Il giorno dopo è partita l'indagine della procura e sono stati secretati. Ma se tu vai a prendere gli atti del comune... Ci stanno ancora, ce l'ho io qui davanti. Bene, allora guardate, io so che è complessa questa questione e poi sinceramente mi rendo conto che è anche difficile da gestire e anche noiosa per chi sta a casa. Sì, io una domanda che faccio e poi naturalmente vi devo salutare perché ho bisogno di mettere anche un po' di musica e un po' di brio e salutarli con il sorriso, i miei ascoltatori, io la cosa che penso è i cittadini non sono contenti, questo è evidente, si evince da tante cose, si è capito anche dalle ultime elezioni, da tutta una serie di questioni. Allora io l'importante dico da Silvia, che è come possiamo dire, è una ragazza tra i 30 e i 40 anni che spera di avere ancora un futuro davanti e non un futuro come quello che ho visto gli scorsi mesi accadere in città, che magari vuole fare dei figli, a cui vuole dare un futuro e non costringerli ad andare a vivere fuori da Civitavecchia e fuori dell'Italia, ma magari, visto che abbiamo il mare, godersi questo bel panorama. Io dico, forse la classe politica, che può essere destra, sinistra, centro, quello che sia, si deve rendere conto che siamo nel 2015, ci sono delle tecnologie importanti, è possibile ottenere energia pulita e soprattutto è possibile, come possiamo dire, salvaguardare la salute di tutti noi, perché stiamo veramente... Io su questo, mi dispiace, sono molto convinta, e poi soprattutto lo noto dalle richieste che ci arrivano, sono tutti veramente esasperati. A me mi dispiace spesso sentire che questi battibecchi, e credo che molti lo sanno, a me non piacciono più di tanto, perché io sono una persona pratica che dice cerchiamo insieme delle soluzioni, perché qui bisogna cominciare, qualcosa deve cambiare assolutamente, e visto che i politici che sono in prima linea o in opposizione comunque hanno il nostro mandato, perché noi li abbiamo votati, tutti hanno il dovere comunque di migliorare quella che è la nostra condizione. Io mi auguro veramente che qualcosa possa cambiare e che veramente Civitavecchia possa rinascere, perché è una bella cittadina, si sta bene, tranne il fatto che purtroppo qualcosa sta accadendo che non va. Io non so se volete aggiungere qualcosa, io spero veramente che la classe politica si metta una mano sulla coscienza e... Venerdì c'è la discussione, speriamo che in Parlamento diano un segnale forte, che sia da parte di Marietta Tidei o da parte di Marta Grande, non è assolutamente un problema, non è un discorso di colore politico, la salute va oltre. L'ho sempre detto, continuano a dirlo e lo dirò per sempre,
bene prima della salute, come qualcuno sostiene. La salute è la prima cosa, quindi certo. Non ha colore politici una mozione che vada a riaprire l'AIA. Assolutamente. Dopodiché vediamo quello che succede, e già la prossima settimana avremo una risposta chiara di un orientamento che dovrà dare poi il governo. Assolutamente. Fabio? Non viene né prima il lavoro né prima l'ambiente, viene prima il futuro. E questo futuro dobbiamo costruirlo. I partiti hanno il compito di proporre alla gente nuove idee, nuove soluzioni, cose concrete, sì. Praticamente, voglio dire, nell'interesse comune. Sì. Quello a cui assistiamo oggi è una grande difficoltà di un'amministrazione, come dire, molto fragile, che inciampa ogni volta, peggio di me che ce l'ha storta, voglio dire, no? Inciampa, chissà perché questo richiamo all'inciampo, inciampa ogni volta sul primo scalino e ogni volta sbatte la testa, ma non riesce a fare esperienza. Del resto sembra che noi abbiamo eletto non un sindaco, ma abbiamo fatto vincere la borsa di studio pubblica. Sì. Un signore che dice che sta studiando, quindi studiasse bene. Di là delle polemiche, Fabio, lo sai, non mi piace. Hai detto di chiudere in maniera leggera, più leggera, ecco, di questa. Più leggera di questa, io spero veramente. Marietta la conosco personalmente, so che è una donna in gamba, che anche lei, e poi soprattutto nell'ambito politico e amministrativo, ha una storia, come possiamo dire, insomma, è abbastanza addentrata nella situazione, che sappia anche lei, sulla base di quelle che sono le conoscenze, contribuire a rendere migliore l'aria e quindi la vivibilità di questa città. Questo me lo auguro e credo che tutti i nostri ascoltatori stiano aspettando soprattutto questo. Quindi, che sia Marta Grande o Marietta Tidei, l'importante è che qualcosa si muova e che qualcosa cambi. E ricordo, la responsabilità, come possiamo dire, ce l'ha la politica per poter cambiare qualcosa. Noi cittadini possiamo dal basso farvi capire qualcosa, ma poi effettivamente siete voi che avete la possibilità di agire e entrare in confronto con, come possiamo dire, con il governo e con i poteri un pochino più grandi, che sono al di sopra di un semplice comune. Va bene? In bocca al lupo, veramente. Grazie, quando Silvia, volete. Grazie, la prossima volta magari venite qua, che è un po' più facile da gestire piuttosto che telefonicamente. Intanto continuo a scornarmi con Angelo, con Fabio, casomai su Facebook, dove posso scrivere anche le parolacce. Va bene, vai. Ciao. Bene. Insomma, spero che qualcosa sia chiaro di quella che è la situazione e così via. Però basta. Tante chiacchiere avete ascoltato. È il momento, insomma, di farvi fare una piccola pausa. Ecco, la canzone che vi dedico è Ti porto via con me, di Jovanotti. Rimanete qui su 101.2. Che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me. Una discata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro la macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me in questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole,
in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me in questa notte fantastica, ti porto via con me. Ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Porto via con me, dove io vi porterei tutti via, via dove si vive molto meglio. So che ci sono tanti posti, però qua siamo legati, è una città che è città, tutto il territorio, perché adoriamo Santa Marinella, Tarquinia, Lumiere, Tolfa, tutto questo che ci sta intorno. Noi fondamentalmente, veramente, li vogliamo tanto bene ed è un peccato che spesso ci comportiamo in questi modi che... non rispettiamo quello che di bello abbiamo. Bene, miei cari ascoltatori, oggi è stata una puntata insolita dove ci sono stati confronti in diretta. Forse qualcuno l'avrà annoiato, qualcuno si sarà divertito, non lo so. Però a volte c'è da sopperire, ecco, comunque anche fermarsi un attimo e andare a scoprire e andare un pochino più a fondo. Io oggi ho tenuto una trasmissione con tutto il mal di gola, ho dovuto prendere un antidolorifico per poter parlare con voi, perché non potevo mancare al mio consueto appuntamento. Ora vi saluto con questa bellissima canzone di Chiara, che forse è proprio nel momento giusto, ovvero il titolo è Il futuro che sarà. Che futuro dobbiamo aspettarci? Credo negli angeli. Ciao, a domani. Frequento l'inferno, colgo occasioni così senza necessità. Sono la Venere che risorge dal niente. Non conosco più la mia vera identità. Leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno. Fuochi in estate per noi, nuove ritualità. Suona un'armonica ma nessuno la sente, e già piove sull'età.